Ore 19:30, benvenuti, ben ritrovati, buona domenica, ben ritrovati con l'Abruzzo del Pallone, la domenica sportiva di TV6. Oggi pomeriggio abbiamo seguito nel corso di diretta stadio le partite di Serie D in questo weekend che ha visto sorridere solamente due squadre, il Francavilla ieri contro il Nero Stellati Pratola e oggi la Vastese vittoriosa nell'altro derby abruzzese di questo fine settimana contro l'Avezzano. Per il resto solamente sconfitte. Abbiamo seguito anche la partita dell'Aquila che iniziava con un'ora di ritardo rispetto alle 15, iniziata alle 16, sconfitta per 2-1 da parte della formazione rosso-blu di Battistini. Stiamo seguendo in bassa frequenza e vedete in alto a sinistra dei vostri teleschermi Vicenza-Teramo. Siamo nel secondo tempo, appena iniziato da 45 secondi, primo tempo che si è chiuso sul punteggio di 0-0, ovviamente questa trasferta molto complicata per la squadra di Antonino Asta su un campo che, come vedremo nel corso della giornata, molto pesante, ma non è una cosa che riguarda solo Vicenza, un po' caratterizzato tutti i campi dove si è giocato. Comincio subito a salutare gli ospiti, li ringrazio per aver accettato il nostro invito, il direttore sportivo del Francavilla per la prima volta ai nostri studi, Francesco Marino, benvenuto. Grazie, buonasera. E poi al suo fianco Marco Pomante, ciao Marco, difensore, ciao, del buonasera. Pineto. Buonasera. Oggi non è andata benissimo per il Pineto, ancora meno bene, però lo ringraziamo doppiamente e ringraziamo anche il Nero Stellati Pratola per averci messo a disposizione Gianluca Parente. Ciao Gianluca. Grazie, buonasera. Portiere della formazione di Di Marzio. In redazione saluto Andrea Costantini. Ciao Andrea, stai seguendo con un occhio e anche qualcosa di più la partita, sì, del Menti. Eccola qua. Ah, alle tue spalle. Ah, ok. Beato te. Eh sì. Devo dire, se mi permetti una battuta, primo tempo non dico di sofferenza da parte del Teramo, però Vicenza ha avuto delle occasioni importanti e il Teramo sta trovando, ma il giudizio non può essere certo definitivo, sta trovando un portiere, perché Calore dopo le parate di Portogruaro ha compiuto degli interventi importantissimi nel corso del primo tempo, una parata soprattutto a dir poco miracolosa su Ferrari. Quindi punteggio di 0-0 a Teramo, che però in attacco ha fatto troppo poco. Peraltro Calore, che aveva già fatto bene all'esordio, evidentemente Andrea, la scuola Pescara, qui abbiamo un altro prodotto come Gianluca Parente, evidentemente sforna buoni portieri. Intanto clamorosa l'occasione per il Teramo con Ciro Foggia, occasione parata da Valentini. Vediamo adesso però i numeri della giornata di campionato, poi ovviamente spazio alle immagini, alle interviste, anche alle moviole in alcuni casi, partendo dalla Serie A che sta vedendo in questo momento in campo Benevento e Torino. Questi sono i risultati della terza giornata dopo il turno di sosta dedicato alle nazionali. Atalanta-Sassuolo 2-1, Cagliari-Crotone 1-0, la Fiorentina vince 5-0 al Bentegodi di Verona contro la contro l'Hellas, Interspal 2-0, ieri Juventus-Chievo-Verona 3-0, è stato l'anticipo, rinviata per il maltempo, si sarebbe dovuta giocare ieri Sampdoria-Roma, Udinese-Genoa 1-0, Lazio-Milan iniziata, all'inizio si pensava potesse essere rinviata anche questa partita, invece poi si è giocato con inizio alle 16, è finita 4-1 per la Lazio. In campo in questo momento Benevento e Torino 0-0, questa sera alle ore 20:45 ci sarà il posticipo Bologna-Napoli. Vediamo la classifica del massimo campionato di calcio. Comandano Juventus e Inter a quota 9 punti, a punteggio pieno dopo 3 giornate, 7 punti per la Lazio, 6 punti per Napoli, Sampdoria e Milan. Ma vedete, il Napoli ha una partita in meno, ovviamente come Sampdoria e Roma. 5 punti per il Torino, 4 per Bologna e Spal, 3 per Roma, Fiorentina, Udinese, Atalanta, Chievo-Verona e Cagliari, 1 punto per Benevento, Genoa, Sassuolo, Crotone e Hellas Verona. Vediamo adesso in Serie B.
aspettando il posticipo di domani sera tra Cittadella e Perugia. Pescara-Frosinone l'abbiamo seguita venerdì sera, clamoroso 3-3 in rimonta della formazione frusinate, con il Pescara che era avanti 3-0 dopo i primi 45 minuti di gioco. Ascoli-Novara 1-2, Avellino-Foggia 5-1, Bari-Venezia 0-2, Carpi-Salernitana 1-0, Palermo-Empoli 3-3, Provercelli-Cremonese 1-4, Spezia-Virtus-Entella 2-1, Ternana-Cesena 1-0, Parma-Brescia 0-1. Vediamo anche in questo caso la classifica, con il Carpi l'unica formazione in questo momento a punteggio pieno che potrebbe solo essere raggiunta dal Perugia, che gioca come detto domani sera. 7 punti per il Frosinone, 6 punti per Perugia, Cremonese, Avellino e Parma, 5 punti per Palermo, Venezia, Empoli e Ternana, 4 punti per Pescara e Brescia, 3 punti per Cittadella, Bari, Ascoli, Novara e Spezia, 2 punti per la Salernitana, 1 punto per Cesena, Virtus Entella e Foggia. Ancora ferma al palo la Provercelli. Io vi ricordo, sabato prossimo ci sarà Salernitana-Pescara alla Rechi di Salerno. Serie C adesso, ovviamente il girone B. Questi i risultati che stanno maturando in questo momento. Vi do solo i due definitivi, che sono Mestre Gubbio 1-1, Sant'Arcangelo Bassano 0-2. Per il resto, Fano Pordenone 0-0, San Benedettese Feralpi Salò 2-1, Sud Tirol Fermana 0-0, esattamente come Vicenza Teramo. Alle 20:30 si gioca Ravenna Triestina, si giocano Ravenna Triestina e Renate Albino Leffe. Domani Reggiana Modena, campionato a squadre dispari. Dunque riposa questa settimana il Padova. Vediamo la classifica, ma rapidamente, perché questa è veramente molto molto parziale, con Vicenza e Pordenone che sono a quota 7 punti, il Teramo è a quota 2, ma ricordatevi sempre che se le partite si stanno giocando, automaticamente il software assegna già il punteggio di parità, perché il Teramo ha pareggiato a Mestre e sta pareggiando, ecco perché ha 2 punti, solo perché in questo momento sta pareggiando a Vicenza. Serie D adesso, girone F, i risultati: Fabriano Olimpia-Agnonese 2-0, Jesina Recanatese 0-0, Monticelli Campobasso 1-2, giocata ieri Nero Stellati Pratola Francavilla 0-7, Pineto San Marino 0-1, stesso punteggio sul neutro di Morrodoro tra San Nicolò e Matelica 0-1, San Giustese Castelfidardo 3-1, Vastese Avezzano 1-0, Vispesaro L'Aquila 2-1. Vediamo la classifica. Dopo 180 minuti a punteggio pieno Vispesaro, Fabriano e Matelica, 4 punti per San Giustese, Campobasso, Vastese e San Marino, 3 punti per il Francavilla, il Castelfidardo, l'Aquila e l'Agnonese, 2 punti per la Jesina, 1 punto per Avezzano e Recanatese, 0 punti per il Monticelli, per il San Nicolò, per il Pineto e per il Nero Stellati Pratola. Rientriamo perché appena è pronto, lo sarà tra poco, il servizio del derby, con quello apriremo, quello tra Vastese e Avezzano. Intanto io faccio un primo giro di commenti ricordandovi che da una parte vedete c'è Vicenza Teramo, dall'altra il riassunto delle partite delle squadre di Serie D di questo pomeriggio, che dunque potete tenere sempre sott'occhio. In basso il serpentone, che invece fa un po' il riassunto di tutti i campionati che seguiamo. Direttore, vengo da lei perché ieri vittoria roboante. Adesso, al di là delle proporzioni della vittoria di ieri pomeriggio, probabilmente c'era da riscattare quella beffa della settimana scorsa proprio contro il Fabriano, quella rimonta che sembrava completata e poi è arrivato il 2-3 finale. Sì, riscattare soprattutto sotto il punto di vista del risultato, perché dal punto di vista della prestazione credo che noi abbiamo fatto una buonissima partita con il Fabriano, nella quale ritengo che meritassimo minimo il pareggio, se non forse anche la vittoria, perché dopo il pareggio abbiamo avuto almeno 3 palle gol, abbiamo fatto un gol che probabilmente era regolare, ma senza voler tirare in ballo assolutamente questi episodi. Poi abbiamo dato sempre l'idea di poter avere la partita in mano. Poi purtroppo siamo stati puniti da un episodio particolare, perché abbiamo preso gol al 51esimo del secondo tempo su un tiro di alleggerimento. Però sicuramente dal punto di vista psicologico per noi questa partita, diciamo così, era importante, perché volevamo capire se a che punto stavamo dal punto di vista dell'ambientamento in questo campionato, sì, che per noi è totalmente nuovo, soprattutto perché
I fatti dicono che noi siamo partiti il 2 di agosto con appena 9 giocatori e quindi poi a poco abbiamo iniziato ad inserire giocatori, quindi per noi era importantissimo capire a che punto stessimo dal punto di vista della crescita e devo dire che dal punto di vista mentale la squadra si è comportata bene, ha cercato di giocare, tra l'altro su un campo non semplice perché non molto regolare dal punto di vista del fondo, contro una squadra che ha cercato in tutti i modi, perlomeno nella prima mezz'ora, di dare battaglia, di metterci in difficoltà. Noi abbiamo provato a giocare sempre, anche su un, ripeto, su un fondo non semplice, e devo dire che la squadra ha reagito molto bene, anche a un episodio tipo questo che adesso l'immagine rigore sbagliato da Fofana. Sì, la squadra ha continuato, qui abbiamo rischiato un po' forse su quest'altro episodio, però al di là di questo abbiamo creato tantissimo e quindi credo che abbiamo risposto in maniera adeguata sul campo. Gianluca, vengo da te saltando per il momento un attimo Marco, perché il direttore prima parlava di ambientamento al campionato e lo ripetiamo, al di là delle proporzioni della sconfitta che lasciano comunque il tempo che trovano, anche per il Nero Stellati Pratolo si tratta di una prima volta. Tu l'anno scorso eri a Pineto, quindi un po' il campionato di Serie D lo conosci, e nel servizio il nostro Andrea Costantini ha detto è un campionato che non perdona, un po' come tutti gli altri, ma forse in Serie D si comincia veramente a fare sul serio, sono squadre molto agguerrite. Come è stata vissuta adesso questa sconfitta, che peraltro viene dopo una sconfitta a Castelfidardo, dove invece il Nero Stellati almeno all'inizio aveva sorpreso in positivo? Sì, anche noi ci misuriamo per la prima volta in questo campionato di Serie D, che non è facile. Siamo un gruppo di ragazzi giovani, abbiamo provato per la prima mezz'ora a spingere, però poi ci siamo ritrovati a subire 3 gol in pochi minuti. Abbiamo fatto, diciamo, un primo tempo, cioè siamo andati negli spogliatoi con un risultato molto passivo, e poi nel secondo tempo siamo un po' crollati. E quello che mi viene da dire è che alla fine noi guarderemo avanti, perché è quello che certo bisogna fare, e ci alleneremo in settimana per guardare la prossima di campionato. Assolutamente, questo è sicuro. Peraltro lo ricordiamo sempre, il Nero Stellati Pratola davvero la prima volta che si affaccia in un campionato del genere, e l'espressione di Pratola Perigna è stata una cavalcata molto bella l'anno scorso, e poi non è detto che un inizio magari con il passo falso poi non possa invece portare ad un campionato, sì, diverso. Sicuramente, perché comunque è solo la seconda giornata di campionato, c'è ancora molto tempo per lavorare meglio e aspettare che i risultati arrivino. Marco, invece tra un po' vedremo il servizio del Pineto contro il San Marino. L'ambientamento a Pineto c'era già stato l'anno scorso come squadra, e probabilmente ci si aspettava un inizio un po' differente. È chiaro che però avete incontrato Matelica e San Marino, due ottime squadre. No, è vero, anche noi ci aspettavamo un inizio diverso, però diciamo che a differenza di domenica col Matelica, dove secondo me non siamo scesi proprio in campo, oggi noi la prestazione l'abbiamo fatta. Non tanto buona il primo tempo, però il secondo tempo penso che abbiamo chiuso il San Marino nella prima metà campo, e nonostante siamo rimasti in 10 gli ultimi 20 minuti abbiamo creato tante palle gol. Il problema è che in questo momento ci gira storto, e noi quello che possiamo fare è quello di non mollare mai. Certo. Sappiamo che siamo ancora alla seconda giornata e può succedere ancora di tutto. Noi dobbiamo avere fiducia, come ho detto prima, nei nostri mezzi. Oggi la cosa buona, tolto il risultato, è stata la prestazione, soprattutto nel secondo tempo, perché non è facile chiudere, come hai detto tu, il San Marino, che è una delle pretendenti a vincere il campionato, a chiudere una propria metà campo. Però è andata male, ci dobbiamo rifare subito domenica con la Vastese. Intanto avete visto l'aggiornamento, 2-2 tra San Benedettese e Feralpi Salò. Andrea, vengo da te in redazione per chiederti una parola per tutte e tre le compagini, per il Francavilla, per il Pineto e per il Nero Stellati Pratola, dopo solo 2 giornate di campionato. È chiaro che è difficilissimo dare una lettura sì, completa, però che sensazione allora hai avuto tu in ho queste sensazioni? Per quanto riguarda il Pineto, è una squadra discretamente ben attrezzata, un po' in tutti i reparti, ma probabilmente manca un cecchino di riferimento. Ci sono giocatori tecnicamente forti come Bisegna e Napolano, una difesa ben assortita,
però ho la sensazione che manchi un centravanti che possa dare peso lì al settore offensivo e possa incutere timore alle difese avversarie dentro l'area di rigore. E questo è un aspetto che secondo me il Pineto dovrà cercare di risolvere, aspettando le giocate risolutive dei vari, appunto, Napolano e Bisegna, ma un centravanti più di struttura e con maggiore incisività lo vedrei bene. Il Francavilla, lo ha detto il direttore, è una sorta di cantiere, più che altro per il fatto che la squadra è partita in ritardo. Ieri ha debuttato a Menta, continuano ad arrivare nuovi giocatori, è stato prelevato Velardi la scorsa settimana, però si intravede un potenziale notevole, perché al di là del rigore sbagliato, Fofana è un giocatore che a questi livelli fa la differenza. Quando Menta sarà al 100% sarà un giocatore di assoluto riferimento. A centrocampo Palumbo e Molenda mi sembrano giocatori molto forti. Palumbo è uno che ha la Lega Pro alle sue spalle, quindi un giocatore piuttosto è una certezza. Molenda è un giovane che però sicuramente dimostra più dell'età che ha e deve crescere. Mele, secondo me lo farà, dopo tutto è un 98, però a centrocampo il Francavilla ha già messo abbastanza bene. Quindi nel momento in cui questa squadra troverà la giusta chimica con il lavoro di Iervese, io penso che il Francavilla non potrà puntare semplicemente a una salvezza, ma potrà ambire a qualcosa di più. E poi c'è una struttura societaria impostata da Candeloro, che è una struttura assolutamente importante, che potrà portare risultati di livello nel futuro. I nerostellati devono calarsi nella categoria, devono farlo anche al più presto, perché sconfitte come quelle di ieri fanno molto male, perché era il debutto davanti al pubblico amico, anche se non si gioca a Pratola. Il campo sarà penalizzante, perché non giocare a Pratola comunque è uno svantaggio per la squadra di Marzio, però è una squadra che ha bisogno di conoscere la categoria e non sarà facile. I senatori dovranno dare un grosso contributo e i giovani dovranno seguirli, però è una squadra che, oltre a dover conoscere la categoria, probabilmente, se ha la forza di farlo, dovrà ancora intervenire sul mercato, perché a mio avviso un'aggiustata, una qualche modifica all'organico va fatta per non affrontare questo campionato, che è molto difficile. Io ho detto non perdona, ma non perdona soprattutto nei confronti di una neopromossa che è una debuttante assoluta in questo campionato. Assolutamente. Grazie Andrea. Allora partiamo con i servizi, partiamo proprio con il Mariani Pavone di Pineto, poi vi facciamo rivedere anche il servizio di ieri, ovviamente, di Francavilla Nerostellati. Però adesso spazio a Pineto San Marino 0-1, il servizio è firmato per noi da Roberta Di Sante. Due partite, zero punti è il dato di fatto che non ti aspetti per un Pineto che gioca, lotta, ma non riesce a pungere contro un San Marino caparbio e ben organizzato, che va in vantaggio in avvio e lo conserva fino al triplice fischio finale. Alla prima apparizione casalinga, la squadra di Amaolo, in un'inedita divisa rosa, si presenta senza Ciarcelluti e Battista, out per infortunio. Nel 4-3-2-1 esordio in difesa per Pepe, con Orlando che si sposta sulla destra, mentre in avanti la punta avanzata è il giovane Tinè, supportato alle spalle dal trio Pezzotti, Bisegna, Napolano. Orecchia schiera un 4-3-3, confermando per 9 undicesimi la squadra che domenica scorsa ha pareggiato contro la Vastese, con l'unica differenza di Cevoli per Candolfi e il tridente in avanti composto da Nappello, Zuppardo e Bugaro. Un cinico San Marino entra in campo col piglio giusto e all'undicesimo approfitta della primavera occasione utile per passare in vantaggio. Bugaro dalla destra mette in mezzo un buon pallone, con la sfera che causa pioggia resta pericolosamente in area, dando tempo all'accorrente Nappello di insaccare la rete del vantaggio titano. Tra le fila pinetesi il più propositivo sulla fascia è Pezzotti, che prova a piazzare qualche buon traversone, ma il San Marino chiude bene gli spazi, la squadra è corta e ben organizzata, per cui i locali sono costretti ad affidarsi alle conclusioni dalla distanza, come quella di Mariani al 24esimo che sorvola la traversa. L'occasione più ghiotta però arriva al 36esimo e porta la firma di Napolano, che raccoglie al volo un traversone di Mariani e scheggia il 7. Quando si distende il Pineto ha i numeri per far male, ma manca negli ultimi 16 metri. L'ultima occasione dei primi 45 minuti è per Bisegna, ma la conclusione dalla distanza è preda di foul.
Nella ripresa il Pineto prova a recuperare le sorti del match. All'ottavo Bisegna fa suo un buon pallone sulla tre quarti e lancia Napolano, ma la conclusione dalla sinistra termina a lato. Quindi Amaolo decide di richiamare a sé proprio Napolano e prova a dare maggior peso in avanti inserendo Gragnoli e spostando Tinè sull'esterno. Ma la risposta del San Marino è pronta. La squadra del Titano non si fa sorprendere e al 24esimo è Bugaro in diagonale a costringere Giachetta alla deviazione in corner. Al 25esimo Nappello raddoppia ma in posizione di fuorigioco. Brividi al 28esimo quando sugli sviluppi di un corner Pepe salva sulla linea. Soffre il Pineto che rischia di incassare il raddoppio in contropiede con 5 che appena entrato a rilevare Zuppardo tutto solo spedisce fuori. Piove sul bagnato per i locali che al 36esimo restano anche in 10. Rosso diretto per Della Quercia che colpisce sul piede d'appoggio Pestrin e viene espulso. Nonostante l'uomo in meno però prova a recuperare la rete di svantaggio la squadra di casa. Al 44esimo cross di Pezzotti, testa di Pomante, alta oltre la traversa, ma rischia di incassare anche il colpo del definitivo KO al 48esimo sulla ripartenza del San Marino con Bugaro che in diagonale impegna Giachetta. Ma che non è giornata per il Pineto lo si capisce al 50esimo quando in pieno recupero il neo entrato di Rocco tutto solo calcia incredibilmente su Foll. Si concretizza così la seconda sconfitta consecutiva per un Pineto atteso domenica prossima da un'altra gara molto delicata in casa contro la Vastese. Se posso fare un paragone con domenica scorsa, oggi la squadra secondo me ha fatto una buona partita, non era facile su un campo bagnato essere passati in svantaggio dopo 10 minuti con un episodio anche sfortunato perché la palla si è fermata su vicino alla nostra area di porta quando poteva scivolare via, quindi quell'episodio non ci ha favorito. Poi sicuramente abbiamo provato a raddrizzare la partita e ripeto, non abbiamo creato tantissimo, ma la prima frazione siamo stati pericolosi soprattutto sulla fascia sinistra con più di un'occasione, anche con Napolano che ha avuto un'occasione importante davanti alla porta, con Pezzotti abbiamo messo diversi palloni. Siamo mancati gli ultimi 16 metri e ci abbiamo provato fino alla fine, siamo rimasti in 10 e la squadra ha lottato fino alla fine, ha creato due palle gol importantissime con Pomante e con Di Rocco nei minuti finali in 10 contro 11, quindi la squadra ha dato tutto quello che aveva e sicuramente mi ha fatto una prestazione di carattere, di sacrificio. È chiaro che possiamo fare ancora meglio. Devo dire che la squadra secondo me ha fatto una grandissima partita, soprattutto nell'atteggiamento, soprattutto nello stare corti, nel difendere compatti, nel non lasciare spazi, perché nell'arco dei 90 minuti il Pineto non mi ricordo che abbia tirato in porta se non dalla distanza, quindi vuol dire che i varchi erano tutti chiusi. E poi abbiamo creato diverse opportunità per far gol, anche su 1-0 siamo arrivati davanti al portiere, quindi non era facile, non è stato facile, siamo contenti perché è solo l'inizio, però è una vittoria che fa morale, che ci dice comunque che siamo una squadra che sta lavorando sulla strada giusta, anche se il campionato è ancora lungo e insidioso, perché ogni partita sicuramente sarà da soffrire, da combattere e da vendere cara la pelle. In Serie C abbiamo visto il raddoppio del Sud Tirol in sovraimpressione sulla Fermana, 2-0 per la formazione altoatesina. Intanto girando le sostituzioni a Vicenza, ma il risultato non si schioda, sempre 0-0 tra Vicenza e Teramo. Marco, abbiamo rivisto il gol che vi ha condannato, possiamo dire che ci sono dei momenti in cui, e poi parliamo delle 5 sostituzioni, sono dei momenti in cui magari le cose ti girano bene, va tutto bene, quando ti girano male c'è anche la pozzanghera che ferma la palla per Nappello. Bravo, eh? È vero, io in campo non me ne ho reso conto, però i miei compagni mi dicevano che la pozzanghera aveva fermato la palla, perché la palla proprio andava... Cioè quella palla su un campo normale Nappello non sarebbe mai arrivato. No. Mai. Però ci sta, in questo momento ci sta, è normale. Non ce la possiamo solo prendere con la sfortuna, perché la colpa è anche nostra, perché quando le cose vanno male i primi che si devono assumere le responsabilità siamo noi giocatori. E come abbiamo visto oggi è vero che la palla lì, siamo stati sfortunati sulla pozzanghera, però si poteva fare meglio sul gol subito. Però è andata così e oggi secondo me, a differenza del Matelica, da parte di Matelica abbiamo fatto una buona partita contro una grande squadra. E dispiace che alla prima occasione le squadre avversarie ci fanno gol e noi non riusciamo a concretizzare quello che creiamo, però
piano piano con il lavoro settimanale risolveremo pure questo. Peraltro anche tu hai avuto nel finale un'occasione, ecco, lo rivediamo il gol, è incredibile perché normalmente quella palla magari sfila e non ci arriva mai il giocatore del San Marino, invece in questo caso è davvero incredibile, proprio un assist fatto dalla pozzanghera d'acqua. Pineto, Marco, che è rimasto anche in inferiorità numerica nel finale, espulso della Quercia. Vediamo l'intervento che porta alla sanzione disciplinare per il giocatore del Pineto. Maurizio, ci dovrebbe essere una moviola che riguarda proprio il Pineto e l'espulsione della Quercia nelle fila bianco-azzurre. Tra un po' ci arriviamo. Non c'è? Ok, tra un po' lo vediamo. Marco, c'è un po' però la sensazione che questa squadra fosse tra le big di questo raggruppamento? Ma se vai a vedere i nomi, normale, la squadra è stata costruita bene. Però c'è da dire anche che ci sono squadre molto più forti di noi, come la Vispesero, che secondo me è il Matelica, che diciamo più come forte giocatore, il Matelica o il San Marino, visto che l'avete incontrata entrambe? A me mi ha fatto una grossa impressione il Matelica. Non ha fatto una squadra come gli ultimi anni, sai, pensando ai nomi, però diciamo che quest'anno ha lavorato molto a livello caratteriale, perché ha preso molti giocatori che hanno fame, giovani, che si vogliono mettere in mostra. E poi hanno, da quello che mi dicono, hanno un ottimo allenatore. Noi poi è normale che tutti si aspettavano molto a noi, ma anche noi sinceramente ci aspettavamo di più. Però adesso sta andando male, certo. Ci dobbiamo rimboccare le maniche perché il campionato è ancora lungo, stiamo alla seconda giornata e sai quando ne succederanno di alti e bassi. E sicuramente con il lavoro settimanale, come ho detto prima, impegnandoci tutti quanti, non mollando mai, i risultati alla fine arriveranno, perché alla fine la prestazione oggi l'abbiamo fatta. E dobbiamo essere più cattivi dietro, non e dare le occasioni alla squadra avversaria. Dobbiamo sicuramente essere più cattivi quando attacchiamo, perché una squadra come la nostra, con tutte queste occasioni che ha creato, soprattutto pure la mia, io dal campo sinceramente pensavo di aver fatto gol. Poi mi sono reso conto che mentre colpivo di testa il difensore loro è stato bravo a sbilanciarmi, perché però adesso va così e che dobbiamo fare. Però l'importante, come ho detto prima, è che la prestazione l'abbiamo fatta, a differenza di Matelica. In Matelica sinceramente non siamo scesi in campo, oggi sono molto fiducioso perché a giocare abbiamo giocato. Sì, abbiamo visto parecchie trame di gioco del Pineto. Eccola qua la tua occasione. Per Strin, mi sa che probabilmente si è arrivato. Un po' di esperienza ce l'ha per Strin. Si è fermato appositamente, ha fatto un po'. Diciamo che al posto, se fosse stato un under, mi sa che avresti fatto gol. Senti, a proposito, veramente una parentesi brevissima, perché in Serie A poco fa c'è stato in Benevento Torino un cambio dentro Del Pinto, fuori. Ah, ecco, intanto però siccome abbiamo trovato l'episodio incriminato, questo intervento di Della Quercia, non ti chiedo a te, Marco, un giudizio, chiedo al direttore e anche a Gianluca un giudizio su questo intervento. Intanto vantaggio del Torino proprio a Benevento, direttore. Ma sinceramente io questo è il rosso diretto. Secondo me no, perché è un campo bagnatissimo, lui entra in tackle, sicuramente è un giallo. Ma l'arbitro mi ha detto che qualcosa più del giallo. Gamba, ma sì, ma la palla sta a metà, io non l'avrei, sì. Non l'avrei mandato via. Cioè, nel senso, diretto, ma poi lui è entrato a 10 minuti della Quercia. Assolutamente. Che abbia fatto. Io credo che giallo fosse più che sufficiente. Ha messo il piede a martello e il rosso diretto. Gianluca, ti chiedo anche a te un giudizio. Anche secondo me, cioè, si poteva stare il giallo, perché comunque in scivolata la scivolata è andato molto sul campo. Però bagnato. Probabilmente quello che Gianluca, quello che forse trae l'arbitro, non dico in inganno, ma che lo fa decidere, è il piede destro quando si alza, vero? Sì, quando si alza. Si abbassa, va sulla caviglia, non va sulla tibia o sul ginocchio. Quindi credo che, secondo me, è giallo questo. Su un campo del genere, sì. Direttore, su un campo del genere, dall'inerzia, dell'inerzia della scivolata.
Andrea, tu l'hai rivisto questa, questa occasione, sì, questo episodio? Sì, che il giallo ci poteva stare, però forse dalla prospettiva che aveva l'arbitro ha visto questo intervento col piede a martello e magari dalla sua prospettiva ha avuto contezza del fatto che fosse ancora più grave. Lui cerca evidentemente la palla, però l'entrata con i tacchetti così può averlo indotto a ritenere più cattivo di quanto fosse questo intervento e quindi estrarre il cartellino rosso. Anche perché, Andrea, oggi abbiamo visto in Serie A Bertolacci espulso più o meno per un intervento, non dico simile, però quello di Bertolacci era più cattivo. Aveva anche la gamba più alta ed era molto più slanciato e lanciato. Invece qui lui non va con la gamba tesa, va con i tacchetti ma non va con la gamba tesa e va proprio per prendere la palla e non ci riesce per intero. Quello di Bertolacci è stato un intervento gratuito, gamba alta, sì, quindi insomma probabilmente questa è la differenza tra le due dinamiche. Se non ricordo male. Sì, assolutamente. Marco, diciamo, piccola parentesi, cambio nel Benevento poco fa, dentro Del Pinto, fuori Ciciretti, due che all'Aquila ricordano molto bene, che Marco Pomante ricorda molto bene perché in quell'Aquila giocava. No, sono contentissimo, sono due giocatori che se lo meritano tanto, e soprattutto Del Pinto, perché Del Pinto è uno che ha fatto veramente la gavetta. A differenza di Ciceretti, che Ciceretti viene a scuola Roma, quindi diciamo che la sua prima esperienza tra i professionisti è stata in Serie C. Invece Del Pinto è stato uno che se l'è sudata e se lo merita. Direttore, ma a voi piacciono queste 5 sostituzioni? Piacciono, diciamo che... Cioè sono... Dipende dalla squadra. Dipende dalla squadra, ma poi diciamo così che forse piacciono più agli allenatori, perché nella gestione del gruppo avere la possibilità di poter inserire 5 giocatori, ripeto, dal punto di vista della gestione è più semplice. Poi sicuramente dal punto di vista del recupero, del tempo, del gioco più spezzettato, sicuramente no. Quindi continuità di gioco è preclusa da questa cosa, però... dal punto di vista della gestione del gruppo e dello spogliatoio probabilmente, e anche forse anche capacità degli allenatori di incidere sulla partita, perché c'è maggiore possibilità. Assolutamente sì, mi dà più l'idea di un qualcosa simile al basket, dove magari i giocatori però che entrano e escono, però facendo 5 cambi è possibile gestire la partita in una certa maniera. È chiaro che poi bisogna avere pure i cambi adeguati che possano consentire alla squadra di innanzitutto mantenere la stessa competitività, certo, ma poi anche di poter cambiare la partita e poter avere alternative valide. Quindi... Il problema è vostro che dovete fare una rosa ampia, il problema è dei direttori sportivi, il problema è dei presidenti che magari devono mettere un po' più male al portamonete. Forse dei presidenti. Però anche vostro che poi dovete andarli a scegliere i giocatori. Vabbè, questo, diciamo così, che questa regola che è stata varata nel bel mezzo del mercato, diciamo così, che ha determinato anche delle scelte particolari, perché avere 3 cambi col discorso degli under e tutto determina un tipo di mercato. Avere la possibilità invece di inserire nel corso della partita 5 giocatori presuppone un atteggiamento diverso sul mercato, quindi magari fare qualche altra acquisizione, quindi poter avere una rosa che nel corso della partita ti consenta di cambiare la partita in questo senso. Tra poco andiamo in pubblicità, tra pochissimo, però fatemi chiedere a Gianluca: che ricordi hai tu di Pineto? Perché tu l'anno scorso eri proprio a Pineto con Marco in corso d'opera, lui è arrivato strada facendo. Ecco, che ricordi hai, e soprattutto se ti aspettavi, insomma, un inizio così del Pineto? Io l'anno scorso sono arrivato a Pineto ed è stata la mia prima esperienza in D, appunto, e ho trovato subito una società fatta di brave persone, soprattutto il presidente. E con Marco, lui è arrivato, diciamo, verso il periodo di novembre, fine novembre se non mi sbaglio. Abbiamo fatto qualche allenamento, poi io sono andato via, però comunque mi sono trovato bene, pure con il resto della squadra e gli allenatori. Perfetto, ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, torniamo tra pochissimo. Eccoci rientrati, seconda parte dell'Abruzzo del pallone. Allora, adesso ci vediamo il derby di questo pomeriggio dell'Aragona di Vasto, vinto dalla Vastese 1-0 sull'Avezzano, gol decisivo di Nicola Fiore. Jacopo, il servizio Jacopo, è mi firmato. Senti? Dovrebbe sì, essere Andrea. Stato concesso un calcio di rigore al Vicenza. Ah, ok, allora lo seguiamo live questo calcio di rigore.
per vediamo un attimo un po' l'episodio che ha portato. Dovrebbe essere un fallo di Sales, ma mi è sembrato davvero un calcio di rigore che si conceda a una squadra blasonata come il Vicenza a casa sua. Perché insomma sono episodi che vediamo ripetutamente in un'area di rigore, e questo episodio rischia di fare la differenza e penalizzare un Teramo che finora aveva giocato una gara. Marco Live, tu come l'hai visto il calcio di rigore? Per quello che si è visto, perché noi lo stiamo vedendo. Secondo me c'è stata una trattenuta? Se c'è stata veramente. Però se c'è stata veramente sciocca, perché il giocatore era in uscita dall'area di rigore, dunque è davvero un'ingenuità. Perché abbiamo visto un po' di movimento in area di rigore, e vediamo allora sul punto di battuta. Dovrebbe esserci il gol di Comi. Dunque il Vicenza passa in vantaggio, lo vedete a 6 minuti dalla fine, contro il Teramo, gol su rigore di Comi. Dunque Vicenza 1, Teramo 0, quando mancano 6 minuti più recupero al termine della partita. Come detto, adesso ci vediamo. Vastesi-Avezzano 1-0, il servizio è di Paolo Renzetti, vediamo. Balla Vastese di misura il sentitissimo derby con l'Avezzano, giocato all'Aragona in un clima caldo nonostante la pioggia caduta nella ripresa. Ai ragazzi di Gianluca Colavitto basta una rete in apertura di Nicola Fiore per portare a casa i 3 punti e regalare ai marsicani il primo dispiacere della stagione. Male nel complesso la squadra di Giampaolo, generosa ma spesso inconcludente al cospetto di una Vastese più organizzata. Padroni di casa in campo con il 4-3-3, marsicani disposti con un 4-3-1-2, nell'Avezzano esordio dall'inizio dell'ultimo arrivato Verruschi. Al sesto Vastese subito in vantaggio con il pallone recuperato da Leonetti sulla metà campo avezzanese e con il tiro a botta sicura respinto da Fanti prima della conclusione a rete di Fiore, che non lascia scampo al portiere della formazione ospite. Al nono colpo di testa di Bianciardi sugli sviluppi di un angolo con la palla di poco sopra la traversa. Match subito ricco di emozioni, visto che al decimo è De Feo a chiamare alla parata Fanti. La squadra marsicana non appare tranquillissima e al 15° c'è una indecisione fra Verruschi e Fanti, con Leonetti che però non ne approfitta facendosi respingere la conclusione. Pian piano la formazione ospite si scuote. Al 25° c'è questa volta un errore della difesa adriatica che si lascia infilare al centro, con Bagaglini costretto a falciare prima dell'ingresso in area di rigore Guerra, rimediando il rosso diretto per fallo da ultimo uomo. La punizione si incarica Cerone, che dai 18 metri mette di un soffio al lato. In 10 la squadra di Colavitto deve ricalibrare il modulo, che diventa un 4-4-1. L'Avezzano sposta in avanti il proprio baricentro, anche se Camerlengo è impegnato solo al 32°. Il match è combattuto e molto sentito anche sugli spalti, da dove piovono fischi copiosi per l'ex Menna ogni qualvolta il difensore biancoverde tocca il pallone. Emozioni anche sul finire, ed in particolare al 46°, quando Verruschi va a sgambettare Leonetti, lanciato a rete, rimediando anche lui il rosso diretto per fallo da ultimo uomo. Ristabilita la parità numerica, la punizione della Vastese non sortisce gli effetti sperati, e con le due squadre che rientrano così negli spogliatoi sul punteggio di 1-0 per la formazione del presidente Bolami. Subito proteste in avvio di ripresa al secondo, quando cade a terra Fiore in area avezzanese dopo un contatto con un avversario sotto gli occhi di Arena di Torre del Greco, che lascia però proseguire. Alla decimo Vastese vicina al raddoppio con Stivaletta, che chiama alla respinta difficoltosa Fanti, che viene poi sostituito al 14° da Lombardi, con Giampaolo che getta nella mischia anche Dos Santos per D'Ambrosio. Sull'Aragona si abbatte un violento acquazzone che complica i piani marsicani, costretti ad attaccare su un campo allentato. Gli ospiti spingono ma con poco costrutto, visto che Camerlengo non deve effettuare alcun intervento degno di nota, e anzi Amelio alla mezz'ora con un tiro ad effetto a far correre un brivido a Lombardi, con la palla che finisce di un soffio fuori. Il finale di gara vede al 43° però il gol mancato da Pellecchia, con Camerlengo reattivo, e poi la conclusione di Deramo parata a terra dall'estremo di casa. I biancoverdi ci provano con ostinazione fino alla fine, ma al 94° Camerlengo dice no a Dos Santos, con la festa di padroni di casa ed il rammarico di un avezzano punito soprattutto dai propri errori. Ciao Paolo, una sconfitta figlia di qualche errore di troppo in difesa nel primo tempo, e poi nel finale di gara avete avuto anche 2 occasioni per pareggiare questo match. Sì, figlia di qualche errore individuale, perché la partita era stata preparata bene, la squadra ha giocato con personalità,
abbiamo preso questo gol dopo 10 minuti, un errore individuale, poi ci siamo rimessi a giocare, loro in 11 contro 10 abbiamo giocato, c'è stato purtroppo un altro errore individuale, la partita poi è andata così, però non posso che fare i complimenti alla mia squadra perché ha sempre cercato di giocare a calcio, è normale che dobbiamo migliorare, però ha dimostrato personalità, se non ci fossero stati questi due errori individuali forse la partita avrebbe preso una piega diversa. Colavito, una prova di sostanza contro l'Avezzano, vittoria meritata su un campo difficile per la pioggia, tre punti importanti anche per i tifosi che tenevano molto a questa partita. Hai detto giusto, abbiamo fatto un bel regalo ai nostri tifosi che oggi sono venuti numerosi e dal primo al 95esimo li abbiamo sentiti, la squadra li ha sentiti e quindi è un passo importante oggi. Non avete rischiato praticamente nulla per 88 minuti, poi alla fine stavate per incassare il gol del pareggio. In queste partite qui veramente devo fare un plauso ai ragazzi perché hanno fatto una fase di non possesso come voglio io, però bisogna crescere e ci prepariamo in settimana bene bene perché dobbiamo affrontare una partita, un altro derby, una partita difficilissima e quindi sono contento ma già sono proiettato per il lavoro settimanale. Vittoria dunque della Vastese di Misura per 1-0, gol di Nicola Fiore, ma avete visto che ci sono stati tanti episodi da Moviola. A proposito di Moviola, Andrea Teramo in 10, a Vicenza espulso Graziano, sì. E rimaniamo sempre in tema di interventi molto pericolosi. Sì, 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 da dietro ai danni di un giocatore del Vicenza, mi pare Giraudo, e quindi Teramo che sta chiudendo in 10, ma prova a spingere con generosità la squadra di Asta, ma è evidente che del nervosismo serpeggia perché, ripeto, questo rigore, dir poco generoso, penalizza il Teramo e quindi la chiusura della partita è contraddistinta da un po' di nervosismo per la squadra di Antonino Asta. A te. Vediamo adesso gli episodi da Moviola e sono tre in particolare della Ragona di Vasto. Partiamo dalle due espulsioni. La prima, quella che penalizza la Vastese con Bagaglini che trattiene il numero 9 Guerra dell'Avezzano lanciato a rete. Un giudizio da parte del direttore Marino. Che ne pensa? L'arbitro era Alberto Ruben Arena, direttore del Greco. Io credo che lui sia già in caduta, nel senso che sicuramente il giocatore Bagaglini lo tocca, però prende un calcione prima e lui già in caduta, poi furbo perché come si sente toccare, non lo so, diciamo che la dinamica sarebbe da rosso perché poi è dentro la lunetta, quindi, però non lo so, lui è stato, secondo me è stato furbo il giocatore dell'Avezzano. Marco, tu sei dello stesso avviso? Ah, secondo me ci può stare, perché si vede pure la maglia che viene tirata. È stato bravo come direttore l'attaccante a buttarsi a terra. Gianluca, ti chiedo anche a te un giudizio. Sì, perché secondo me si lascia cadere perché vede che non può arrivare più sul pallone, che stava andando verso il portiere, quindi è stato furbo. Andrea, rapidamente, tu sì, da che parte sì, sei? A me sembra che sia più a meglio a fare fallo il numero 5 della Vastese. Sì, quel famoso calcione che diceva prima il direttore. Sì, sì, sì. Bagaglini, sì, se c'è un contatto, ma mi sembra contatto che non ha nessun tipo di grossa entità. E più che altro è che lui inciampa sul piede del numero 5 di Amelio e poi va giù con un po' di ritardo. A mio avviso c'erano gli estremi per un calcio di punizione e per un provvedimento disciplinare nei confronti di Amelio, ma che non fosse di espulsione. Probabilmente un giallo per Amelio. Dice Marco, Andrea, lì il problema sì. È che una volta fischiato l'intervento. Sì, sì, però sai, il concetto non è quello dell'ultimo uomo, ma è della chiara occasione da gol. Visto che la palla si allunga, io non sono così convinto che lui poi abbia l'effettiva disponibilità davanti al portiere. È un'interpretazione, certo, può essere anche che lui ce l'abbia, ma io non sono così sicuro. Comunque l'intervento falloso, ripeto, mi sembra sia più di Amelio che di Bagaglini. Ok, intanto la San Benettese 3-2 contro la Feral Pisalò, partita scoppiettante a Riviera delle Palme. Vastese che rimane in inferiorità numerica, ma presto si riavrà la parità numerica perché dall'altra parte viene espulso Berruschi. Vediamo allora
l'intervento che porta all'espulsione di Verruschi con fallo sul numero 9 Leonetti, e qui mi sembra insomma che ci siano già meno dubbi. Siete d'accordo, direttore? Una trattenuta abbastanza ripetuta? Sì, però pure il discorso che faceva prima Andrea, io la chiara occasione da gol lì non la vedo, nel senso che c'è il 2 che sta facendo la diagonale, c'è il 2 che sta facendo la diagonale, quindi pure qui è molto... Il rosso diretto non è un po' esagerato. È un po' esagerato per te, Marco? No, perché il 2, vedi, il 2 stava arrivando sulla corsa. Cioè io credo che l'espulsione debba... cioè il giocatore espulso perché commette qualcosa di veramente determinante, perché altrimenti poi si altera l'equilibrio della partita in maniera, secondo me, eccessiva. Gianluca, che ne pensi di questo intervento? Penso che se l'azione sarebbe continuata, il 2 avrebbe recuperato, perché comunque era in diagonale. Quindi se c'è giallo, sì. C'è cartellino giallo. Terzo, sì Andrea? Io non vorrei fare il bastian contrario, ma questa è più espulsione, perché se non c'è la trattenuta reiterata di Verruschi, a me Leonetti va direttamente in porta. Il 2 sembra che possa recuperare, ma perché Verruschi trattiene Leonetti, che altrimenti fila via verso la porta. Cioè c'è un distacco talmente ampio tra il 2 e il, dell'Avezzano e il 9 della Vastese, che lì Leonetti, se non viene trattenuto così, il 2 non può mai tornare su Leonetti. Questo secondo me è un po' più rosso, questo mi sembra un rosso più chiaro, quell'altro un po' più discutibile. Intanto è finale a Vicenza, Vicenza 1, Teramo 0, gol su calcio di rigore di Comi, che sicuramente l'intervento che ha portato al calcio di rigore farà discutere. Comunque, terzo episodio da Moviola, calcio di rigore non concesso ma richiesto dalla Vastese per questo intervento su Fiore in area di rigore da parte di Scutti. Lo rivediamo, vince il rimpallo Fiore, poi... A me mi sembra una trattenuta abbastanza evidente, se rigore. Non è rigore netto. Rigore. Eh sì, perché c'è questo braccio sinistro largo nel momento in cui Fiore prende spazio. Siete d'accordo? Rigore, anche se lui penso che non riesca a raggiungere il pallone. Però la caduta non è che sembra una simulazione, che ti sei buttato. No, si vede proprio che la credo che sia rigore, sì. Questo. Rigore. Gianluca? Sì, si vede la trattenuta. È rigore anche per te. Va bene, rientriamo, perché adesso facciamo un salto all'indietro. Andiamo a ieri, alla vittoria del Francavilla contro il Nero Stellati Pratola. Il servizio stavolta è firmato per noi da Andrea Costantini. Vediamo. Il Francavilla si lascia decisamente alle spalle la delusione del debutto e conquista la prima vittoria in campionato, calando a Sulmona un eloquente 7 bello. Da incubo la prima assoluta della matricola nerostellati davanti al pubblico amico, il cinismo degli uomini di Ervese, nonostante un rigore sbagliato, e la giornata decisamente storta di quella di Di Marzio spiegano lo 0-7 finale. Alcune novità tra i giallorossi rispetto alla prima giornata. Ervese mette dentro Spacca, Sanseverino, Romeo e Banegas al posto di Fagiano, di Pentima, di Sabatino e Zerbo. Tra i nerosterlati Di Marzio lascia in panchina Palombizio e si affida al tridente d'attacco di Ruocco, Isotti, Cone. Per mezz'ora la partita scivola via sul filo dell'equilibrio. Al tredicesimo Verrocchi rileva l'infortunato Puglielli, ma a cavallo della mezz'ora il Francavilla mette il turbo e la squadra di Di Marzio si scioglie come neve al sole. Fofana sorprende De Rosa che lo atterra, calcio di rigore che lo stesso attaccante Franco Magliano esegue con sufficienza e manda fuori, ma la squadra di casa non c'è. Cone al ventisettesimo simula e viene ammonito da Ubaldi di Roma 1, e al 32esimo il Villa passa, punizione di Mele, difesa pratolana immobile, Micci che fa tutto bene e batte Parente 0-1, e partita in sostanza finita qui, perché sui nerostellati si abbatte un diluvio di gol. 34esimo Micci che fila via sulla sinistra, assist per Fofana che si fa perdonare dell'errore precedente ed è 0-2. 37esimo sempre dalla sinistra affonda Palumbo, un po' di virtuosismo e poi palla a Molenda che ci prova una volta ma è sulla seconda conclusione che fa centro, 0-3, ed è il parziale con cui si va all'intervallo. Nella ripresa, che il cliché non cambi di una virgola, lo si capisce al primo minuto. Gli avanti del Francavilla fanno quello che vogliono e alla fine la saetta risolutiva è di Banegas. 0-4 e tutto il tridente titolare a segno per Ervese. Nono minuto e arriva la cinquina del Francavilla, palla persa da Vitone e bel gesto balistico di Molenda che non dà scampo apparente. Ervese dà spazio anche a Procida, Lalli, Zerbo e fa debuttare l'ex lancianese Federico Amenta per l'ultima parte di
di gara che è pura accademia. Anche Di Marzio cambia qualcosa ma senza ottenere alcuna reazione d'orgoglio, anzi è la panchina ospite a colpire ancora. Minuto 26, Procida serve Galli che realizza lo 0-6. Nell'ultimo minuto c'è gloria anche per Zerbo che conclude a porta vuota una agevole ripartenza rifinita da Galli. Scende il sipario su una gara senza storia. Primi 3 punti per il Villa, applausi di incoraggiamento per i nerostellati che con 0 punti e 11 gol al passivo in 2 giornate devono dare un bel giro di vite per affrontare una categoria nuova e che non perdona. La partita non era facile perché noi avevamo già incontrato i nerostellati e sapevamo che era una squadra organizzata, una squadra tosta che avrebbe detto sicuramente la sua durante la partita. Noi eravamo molto arrabbiati, devo dire, per la sconfitta immeritata di domenica, perché penso che domenica scorsa meritavamo quantomeno di pareggiare se non addirittura di vincere. Sono contentissimo dell'approccio della squadra perché i ragazzi hanno dimostrato una cattiveria, avevano voglia di riscattarsi e questa è la cosa più importante, perché veramente ho la fortuna di avere un gruppo meraviglioso che durante la settimana si allenano veramente al massimo, quindi ci tenevo particolarmente oggi a riscattare un attimino la sconfitta, perché ripeto, eravamo una sconfitta che abbiamo fatto fatica a digerire ma che oggi hanno dimostrato, hanno messo tutta la loro cattiveria che avevano sul campo. Su una punizione sulla difesa schierata ci capita in questo momento qua, abbiamo preso un gol difficile da digerire, da là la squadra è andata un po', perde un po' le certezze, una squadra giovane, oggi avevamo una media di quasi 23 anni in campo, una squadra che è in fase di costruzione, è un mese e mezzo che stiamo insieme, certo ci dispiace tantissimo perché un risultato di queste proporzioni nessuno sarebbe aspettato alla vigilia, però ci ricompattiamo in questo momento qua. Affrontare una squadra come il Francavilla penso che sia difficile per tutti. Queste le immagini e le voci di ieri pomeriggio. Direttore, vengo da lei per fare un discorso un po' più generale, perché è chiaro che il ripescaggio in Serie D ha un po' accelerato i tempi, ma soprattutto ha restituito al campionato di quarta serie e alla nostra regione una realtà come Francavilla che mancava forse da troppo tempo. 21 anni. Su questi palcoscenici, vero? 21 anni. Sì, diciamo che Francavilla, per la storia che ha avuto, diciamo così, che il campionato di Serie D è stato un obiettivo, credo, giusto in questo momento. Da questo punto di vista bisogna dire che la cosa importante è proprio che con una proprietà del genere si può progettare qualcosa di interessante, di importante. Discorso nostro è che, come dicevo prima, vedendo le immagini anche delle altre squadre, questo è un campionato secondo me molto molto equilibrato, ma con squadre, con giocatori molto molto importanti. Prima vedevo il Pineto, qui c'è il capitano, che è una squadra fatta molto bene, con giocatori di categoria, forti e non solo. Noi stiamo cercando di capire nel più breve tempo possibile le dinamiche di questo campionato, ma paradossalmente anche le squadre, i campi, i posti, perché ripeto, da 21 anni che il Francavilla manca dalla Serie D, quindi per noi è tutto nuovo e non è una cosa che diciamo per nasconderci, che è la verità, e rispettare anche quelle squadre che hanno una milizia lunga in questo campionato, sono consolidate, sì. Sono magari squadre che hanno un nucleo storico che confermano ogni anno, a cui poi aggiungono dei giocatori mirati, e ci sono squadre come lo stesso Pineto, ma il Matelica, il Pesaro, che hanno tradizioni e che hanno anche la disponibilità per allestire organici importanti. Quindi noi con grandissima umiltà dobbiamo affrontare questo campionato, fare innanzitutto, ma lo dico con convinzione assoluta, i punti necessari per confermarci in questa categoria, poi man mano che si andrà avanti si vedrà dove potremo arrivare, però l'errore più grande che noi potremmo diciamo così, commettere, e sicuramente non lo commetteremo, è quello di pensare che questo sia un campionato facile, un campionato agevole, tutt'altro. Quindi massimo rispetto per tutti, profilo giusto, che poi è un profilo secondo me di consapevolezza, ma un profilo basso, perché abbiamo squadre che, le squadre abruzzesi sono diciamo così, squadre che hanno elementi importanti, uno qui è vissuto vicino a me che
ha una storia importante, ha fatto altre categorie, ha vinto campionati, ha giocato in B, quindi massima umiltà, assolutamente, profilo giusto, non facciamo voli pindarici perché faremmo il primo e più grave errore possibile. Quindi diciamo che per il momento, prima ci scrivono, Francavilla sarai la sorpresa, questa cosa la mettiamo un po' nel cassetto, magari poi per tirarla fuori nel caso sarà, ovviamente noi ve la auguriamo. Io credo una cosa, sicuramente noi, come del resto anche il Pineto e non solo il Pineto, abbiamo la fortuna di avere una proprietà importante, ambiziosa, solida e seria. Questo ci deve consentire di programmare e di fare qualcosa di duraturo, perché come ribadisco, la Serie D manca a Francavilla da 21 anni, noi dobbiamo fare in modo di costruire qualcosa che possa rimanere. Adesso parlare di obiettivi secondo me è qualcosa di poco saggio, nel senso che qualsiasi squadra che dovesse parlare di obiettivi secondo me si metterebbe addosso pressioni e situazioni che adesso assolutamente non sono, sarebbero deleterie. Soprattutto considerando che in questo campionato ci sono rose, noi abbiamo ad esempio la nostra rosa, abbiamo 12-14 fuori quota, quindi under. Quindi crearci suggestioni o pressioni che non ci sono, secondo me è qualcosa che non può esistere. Noi siamo gli ultimi arrivati a livello temporale, cerchiamo di, ripeto, di conoscere nel minor tempo possibile questa categoria. Poi è chiaro che si gioca, mica si gioca per perdere, si gioca per dare il massimo, per cercare di tirare fuori da ogni partita il massimo dei punti, attraverso prestazioni decorose. Quindi da parte nostra cerchiamo di approcciare questo campionato con una giusta dose di umiltà. Vediamo un attimo la classifica di Serie D, perché da Gianluca volevo chiedere. Gianluca, più o meno... voi vi siete fatti un'idea di quali potrebbero essere le squadre con cui lottare fino alla fine? Perché poi in realtà l'obiettivo del Nero Stellati è la salvezza. Magari a microfoni spenti, nel chiuso dello spogliatoio, vi siete detti va, noi siamo nel gruppo insieme a... No, noi sinceramente pensiamo ad allenarci bene, perché siamo un gruppo e piano piano cercheremo di diventare squadra. Abbiamo l'obiettivo di fare la prestazione ogni domenica e aspettare che i risultati arrivino. Per il resto, calcolare con squadre così non penso sia una cosa da fare, perché le partite vanno giocate giustamente, quindi non credo che questi calcoli possano servire. Paradossalmente presto anche per questo, nel senso che sì. non si può definire quelle che sono le squadre che... sicuramente si occuperanno solo di lottare per la salvezza, perché magari ci sono delle sorprese, oppure magari squadre accreditate bucano la stagione, quindi magari vengono risucchiate. Credo che sia presto pure per questo, da questo punto di vista. Come possono fallire le presunte, diciamo così, favorite? Credo che magari qualcuna che magari pensa di dover solo salvarsi, o perlomeno può cercare di fare un campionato interessante, quindi con delle ambizioni. Però considerate che il mercato è ancora aperto, quindi siamo ancora in una fase nella quale molte squadre si aggiusteranno, metteranno giocatori, quindi credo che sia presto per qualsiasi tipo di discorso, credo. Certo, assolutamente. Peraltro Gianluca, la settimana prossima, a proposito di calendario, altro ostacolo molto duro per voi, perché andrete al Gran Sasso d'Italia Idola Concia contro un'Aquila scottata dalla sconfitta di oggi. Oggi era sotto, poi l'aveva anche recuperata la partita e poi ha perso nel secondo tempo. Però di fatto non ci sarà un impegno semplice per una squadra che deve salvarsi. Sì, sicuramente. Quello che penso è che bisogna lasciarsi alle spalle la partita di sabato. Da martedì iniziare a lavorare e pensare soltanto a domenica. Peraltro domenica prossima anticipiamo un po' il prossimo turno, perché ci saranno tre derby. Solo l'Avezzano non avrà un derby, perché gioca in casa contro il Monticelli, poi Campobasso Fabriano, Castelfidardo Agnonese, Francavilla San Nicolò, e tra un po', direttore, le facciamo vedere anche le immagini del San Nicolò di oggi, anche se il campo era anche in quel caso molto allentato dalla pioggia, l'Aquila Nero Stellati, Mateli Caiesina, Pineto Vastese. Pineto, Marco, di nuovo in casa contro la Vastese, poi c'è il Recanatese, San Giustese e San Marino Vispesaro. Come l'hai vista? Sarà sicuramente senza Bagaglini e questo non ci piove. Come l'hai vista la Vastese? Una buona squadra, a differenza dell'anno scorso, formata da una squadra più giovane, però
con un allenatore preparato, come ho visto prima. Ti toccherà Leonetti, probabilmente. Sì. Vabbè, gli attaccanti forti in questa categoria ce ne sono, ogni squadra c'è un attaccante forte. Noi dobbiamo giocare meglio di oggi, essere più cattivi e dobbiamo vincere a tutti i costi. Ci fermiamo per la pubblicità per l'ultima volta questa sera, restate con noi, poi rientriamo con San Nicolò Matelica, tra poco. Ma dove gioco San Nicolò? Eccoci rientrati, ultima parte dell'Abruzzo del pallone, come promesso adesso ci spostiamo a Monrodoro per vedere San Nicolò Matelica 0-1, il servizio di Stefano Recanati, vediamo. Esordio casalingo amaro per il San Nicolò, che esce sconfitto dalla sfida del Comunale di Monrodoro contro il Matelica. Comunale di Monrodoro che da quest'anno vedrà disputare tutte le gare interne del San Nicolò. Terreno di gioco pesante con la pioggia che ha creato non pochi problemi alle due compagini. La squadra di mister Luca Campanile in campo col 4-2-3-1 deve fare a meno del portiere Gori infortunato dopo la partita di Agnone e lascia fuori per scelta tecnica Cane e Moriero. Matelica di mister Tiozzo con il 4-3-3 con tutti gli effettivi a disposizione. All'ottavo la prima conclusione della partita dalla distanza di Chiacchiarelli, ma è attento De Maglia che para in due tempi. All'undicesimo arriva la prima ammonizione per il San Nicolò ai danni di Petronio che gli costerà cara nel secondo tempo. Al dodicesimo tira dal limite di Angelilli con parata a terra di Berardino. Al ventiquattresimo ci prova con coraggio dal limite dell'area Sassarini, ma la palla finisce altissima sopra la traversa. Al ventottesimo la prima occasione vera della partita da parte del Matelica, cross dalla destra di Mara e dopo la respinta della difesa Cabianelli si aggiusta la palla sul sinistro, ma tra lui il gol c'è il palo alla destra di Berardino a dirgli no. Al trentaduesimo ancora il Matelica, questa volta con Magrassi che elude la trappola del fuorigioco, ma tu per tu con Di Berardino calcio al lato. Al 35esimo la seconda ammonizione della partita, la prima per il Matelica, a finire sul taccuino dell'arbitro il numero 11 Mancini. Due minuti più tardi ammonizione anche per Losicco, per un brutto fallo su Mozzoni. Al minuto 42 il gol del Matelica con Malagò, raccoglie un cross di Gabbianelli, si coordina e con il sinistro riesce a battere il numero 1 Terramano. Dopo un minuto di recupero, Matteo Centi di Viterbo manda le squadre negli spogliatori. Ripresa che parte subito con due sostituzioni del San Nicolò, escono Chiacchiarelli e Marra per Massetti e Palladini, stessi 11 per il Matelica. Al minuto 7 ci prova da lunga distanza De Santis, ma il tiro è debole. Al minuto 9, primo cambio per il Matelica, entra il numero 15 Geremini per Losicco. Al 22esimo calcio d'angolo dalla destra di Gabbianelli, salta più in alto di tutti Geremini ma non riesce a deviare in rete. Ancora girandolo di cambi, il San Nicolò richiama in panchina Angelilli e mette in cambio da Pollonia. Al 27esimo ci prova il San Nicolò, ma il cross di Mozzoni è debole e facile presa di De Maglia. Si arriva così al 35esimo, quando il tiro dalla distanza di Sassarini si perde sul fondo alla sinistra di De Maglia. Al minuto 39 la prima espulsione della partita, a farne le spese per doppia ammonizione il capitano del San Nicolò Petronio, reo di aver protestato su un fallo fischiato a favore del Matelica. Un minuto più tardi arriva la seconda espulsione, questa volta per Cala e anche questa per doppia ammonizione dopo aver fermato un'azione di contropiede di da Pollonia. Al minuto 46, vicino al pari San Nicolò, con il numero 16 Callegaro che non riesce a spingere in rete, un bel cross dalla sinistra del solito Mozzoni. Al 50esimo da segnalare anche l'espulsione del secondo allenatore del San Nicolò Falasca, che raggiunge negli spogliatoi mister Campanile e il direttore generale, espulsi in precedenza. Dopo 6 minuti di recupero, un rivedibile Centi di Viterbo mette fine ad una partita non bella ma combattuta da entrambe le squadre. Fa festa il Matelica per il San Nicolò, 0 punti in due gare e domenica primo derby stagionale contro il Francavilla al Valle Anzuca. Noi speravamo in un risultato migliore, magari le condizioni climatiche non hanno permesso a ambedue le squadre magari di giocarsela come volevamo, però ripeto, abbiamo giocato su un campo al limite del praticabile, dove l'episodio magari poteva risultare decisivo, infatti questo è stato magari dalla parte loro. La cosa che resti rammarica, cioè che mi rammarica un pochino, che è una partita secondo me non cattiva, è avere 6 ammoniti, 4-5 espulsi, 3 dalla panchina e 2 in campo, penso che sia stata un pochino una condotta di gara un po' da rivedere. Però, ripeto, spero che quello che ci hanno tolto oggi a livello magari di episodi, anche di metro di giudizio dell'albero, magari nelle altre domeniche venga a favore nostro. Adesso si va a Francavilla, il primo derby della stagione, con due pedine importanti in meno. È questo, infatti, io mi riferivo a questo, perché poi le partite si giocano per 90 minuti, noi gli ultimi 20 minuti siamo stati 9, abbiamo avuto la nostra occasione, 2 occasioni le abbiamo avute, perciò l'unica cosa positiva è il grande carattere di questa squadra che non voleva mollare e noi, ripeto, andremo a Francavilla anche se magari mancherà qualcuno, ma sicuramente faremo bene. Il campo oggi era difficilissimo, è una squadra comunque difficilissima, io in settimana osservavo e controllavo le loro partite, chiaramente ne ho viste 2, ed è una squadra che ha dei valori, ha delle giocate, prepara le partite, per questo che
adesso appena avrò modo saluterò il loro mister, e li temevo. Poi chiaramente noi siamo una squadra quotata molto al gioco, chi ha visto le prime uscite lo ha visto, e noi purtroppo oggi non siamo riusciti a esprimere il gioco. La cosa più bella della giornata è che ce la siamo giocata ad armi pari, cioè oggi era battaglia e battaglia abbiamo fatto. Ce la siamo giocati su ogni seconda palla, noi non sappiamo che cosa sia la seconda palla e abbiamo preso molte seconde palle. Onestamente abbiamo creato delle occasioni da gol tra primo e secondo tempo, perciò è un risultato che ci teniamo su stretto per il valore dei tre punti, per il valore dell'avversario, e non dimentichiamoci mai, e per il valore di come è arrivata la vittoria, cioè non attraverso il nostro modo di intendere calcio, ma per dei valori morali che ha dimostrato questi miei ragazzi. Per questo li ringrazio, perché oggi non me l'aspettavo una prestazione così di carattere, e invece abbiamo capito che noi siamo a giocare di fioretto, ma anche di spada quando serve, e oggi l'abbiamo maneggiata bene. Complimenti a loro. Dunque, vittoria per il Matelica sul campo del San Nicolò. Tra un po' vediamo gli episodi da Moviola. Maurizio in regia, che già ringrazio, così come tutto il comparto tecnico e giornalistico di TV6, che come al solito ha fatto un lavoro egregio. C'è la possibilità di farmi vedere la diretta Facebook della nostra trasmissione, e vi ricordo che dunque, se non siete a casa, potete seguirci anche con uno smartphone o un tablet. Perché? Perché chiedo a Maurizio di farmi vedere la diretta, per vedere un commento, anzi due, che sono arrivati adesso e sono insomma dei commenti molto particolari, che chiamano in causa anche Marco Pomante qui, perché è un amico della nostra trasmissione. Riusciamo, Maurizio? Ecco, ci siamo quasi. Un amico a cui dobbiamo fare i complimenti, e poi spiegheremo perché, e vi faremo vedere anche le espulsioni, che sono state due per il San Nicolò oggi. Espulso prima Petronio e poi Cala nel corso del secondo tempo. Le commenteremo prima di avviarci alla conclusione. Riusciamo, Maurizio, a farlo vedere? Forse. Eccole qua, vediamo un po'. Scendiamo sotto la diretta. Intanto vi ricordo che potete dunque seguirci anche in questo modo, che è una ulteriore comodità se siete a casa, se siete fuori casa, se non siete davanti a uno schermo. C'è la possibilità, vedete, ci sono tutte le nostre trasmissioni. Vediamo anche, ci sono due commenti, eccoli qua. Allora, Alessandro Battisti, che saluto davvero tanto, gli mando un abbraccio, un salutone a tutti voi, in particolare all'amico Francesco Marino, che poi ricambierà sicuramente. Anve di Pomante, quanto te sei invecchiato. C'ha ti ragione. Scrive, c'ha ragione. Come passano per lui gli anni, passano pure per me. Eh sì, gli facciamo i complimenti ad Alessandro Battisti, perché oggi ha vinto contro il Messina con la sua Nocerina 0-2 in trasferta, risultato eclatante per i molossi campani. Lo salutiamo davvero, speriamo, Sandro, di averti presto, se ci stai guardando ancora, in nostra compagnia qui nei nostri studi. Vediamo un po', tornando adesso a San Nicolò Matelica, vediamo le due espulsioni che hanno ridotto il San Nicolò in 9 uomini e che priveranno di Petronio e Cala la formazione biancazzurra nel derby contro il Francavilla. Petronio era stato ammonito nel primo tempo per un fallo su un giocatore del Matelica, fallo da Tergo. Rivediamo questo episodio, perché lui vorrebbe il fallo a favore, glielo fischiano contro, protesta e arriva il secondo giallo e cartellino rosso. Andrea, Premesso che non mi sembrava fallo di Petronio, perché intervento, se è stato molto molto veniale, ecco qui insomma non mi sembrava tutto questo fallo. Poi evidentemente, sai, nel San Nicolò c'era del nervosismo che serpeggiava e si è manifestata con questa reazione piuttosto plateale. Diciamo che se stiamo alla platealità di quello che ha fatto Petronio, il giallo ci può anche stare. Da un lato però lo comprendo, perché non mi sembrava un intervento così falloso quello ai danni del giocatore del Matelica. Forse messa questa reazione nel contesto,
è comprensibile, però è anche comprensibile il provvedimento dell'arbitro nel fatto proprio in questione, perché è stato piuttosto plateale poi Petronio nel modo di reagire verbalmente, anche ecco, con questo gesto un po' di mandare a quel paese il direttore di gara. È arrivato anche il giallo, che poi sommato all'altro ha dato l'espulsione. Direttore, io credo che su questo episodio bisogna parlare, che si debba parlare di due momenti. Il fallo secondo me non c'è, perché c'è anche una diversa fisicità tra i due giocatori, quindi io non avrei fischiato. Poi chiaramente il giocatore ha protestato, però credo che sul rilancio il fallo non ci fosse. Secondo me non, perché il 15 credo è più corpulento rispetto a Petroni, quindi credo che il fallo non ci fosse, cioè perlomeno non l'avrei fischiato. Volevi risalutare Alessandro Battisti? Sì, sì, Alessandro, che tra l'altro ho sentito scorsa settimana, gli faccio i complimenti perché ha vinto l'esordio, perché loro la prima partita non hanno giocato a Messina, su un campo difficile contro una squadra importante come il Messina di tradizione, e la Nocerino è una squadra forte che ha costruito un organico importante con l'ambizione di salire di categoria, anche perché credo che, e qui Marco lo può testimoniare, un ambiente, è un posto che merita categorie diverse rispetto alla D, molto seguito, passione, quindi credo che in bocca al lupo Alessandro, ma farà benissimo sicuramente. Sì, tu a Nocerina hai giocato, Marco, insomma l'ambiente è caldo a Nocera. No, con la Serie D la Nocerina non c'entra niente. Non c'entra niente. Lì, ne parlavamo prima, lì quando fai gli allenamenti il martedì ci sono 200-300 tifosi che vengono a vedere allenamenti, fuori casa vengono 500-600, a seconda della disponibilità, cioè, se ci sono disponibili 2000 biglietti vengono 2000 persone. Sono molto calorosi. Vi faccio invece a voi commentare il secondo episodio da Moviola, quello che porta all'espulsione di Cala nel finale, questo contropiede da parte del Matelica, e arriva questo intervento da parte di Cala, secondo giallo rosso. Marco, vabbè, il fallo ci sta, ma l'ammonizione secondo me è un po' esagerata, dai, però dipende pure. No, secondo me non, il doppio giallo non ci sta. Gianluca, te lo faccio rivedere l'episodio per valutare anche, se vogliamo, l'entità e la pericolosità probabilmente dell'intervento, se c'è. Tu che ne pensi? Sì, il fallo c'è, va direttamente sulla gamba del giocatore, e poi penso il secondo giallo scaturito un po' da come si era messa la partita, nervosismo in campo. Già era stato espulso. Sì, era già stato espulso Petrone. Sì, probabilmente un surplus di severità. Forse senza detto, l'espulsione del capitano ci poteva anche stare. Torniamo allo stesso discorso. A parte che credo che in certi momenti gli arbitri debbano usare anche un po' di buon senso, perché privare una squadra già di un giocatore, poi di un altro, e tutto per episodi non così eclatanti, credo che non sia giusto. Poi penso che sia basilare, al di là dei singoli episodi, capire che tipo di metro di giudizio abbia usato l'arbitro, perché poi su un campo così bagnato, io sinceramente non lo so. Su un campo bagnato il buonsenso dovrebbe, certo, anche, come posso dire, un po' rendere più elastico il metro arbitrale. Anche l'andamento della partita. Credo di sì, perché un contrasto gli dà un'ancata, sicuramente il fallo c'è, però non la vedo così. Poi come diceva Marco, ha già buttato fuori il capitano, quindi anche per una questione di buon senso, credo. Talvolta il buon senso, se fosse usato maggiormente, sarebbe meglio, credo. Assolutamente. Intanto a chi ci scrive, se riusciamo a far vedere l'Aquila, abbiate pazienza. In questa parte dell'Abruzzo del pallone no, anche perché considerate anche il fatto che la partita è iniziata un'ora più tardi rispetto a tutte le altre. Dunque, comunque vi rimandiamo alla nostra pagina YouTube, al nostro sito web e anche alla nostra pagina Facebook. Però, Andrea, ci fai vedere gli episodi di Vicenza. Episodio sì, di Moviola, visto che siamo in Moviola. Perché quello che è successo nel primo tempo, non l'abbiamo detto in precedenza, io inquadro un attimo la situazione prima di andare sulle immagini. Il fatto che il Teramo abbia perso con un rigore così discutibile fa ulteriormente recriminare il Teramo per un episodio che era avvenuto nel primo tempo nell'area del Vicenza, in quel caso l'arbitro aveva fatto giocare.
Partiamo dall'episodio che ha deciso la partita, quindi questo fallo da rigore di Sales su Crescenzi, un fallo che il direttore di gara ha ritenuto appunto tale. Ecco qui. Dovete guardare tutto a sinistra del vostro teleschermo. Esatto, ora avremo anche il rallenti, anche se l'immagine comparirà, il contatto comparirà quando. Ecco, esatto. I Crescenzi stramazza a terra, sicuramente c'è un tocco, una semi trattenuta di Sales, ma se voi vedete lì in mezzo all'area ci sono 3-4 coppie di giocatori che si trattengono e si strattonano, lì Crescenzi va a terra, stramazza, il direttore di gara, sai, in una gara così dove il Vicenza faceva fatica a sbloccarla, probabilmente il blasone del Vicenza ha fatto la differenza. Guardate qui, a me sembra che Sales proprio non faccia nulla. L'arbitro Andrea ha la visione chiarissima, perché senza ostacoli è vicino. Io chiedo una cosa, chiedo a Maurizio Daqui di andare sulla prima immagine all'inizio del file e di andare frame per frame, perché se c'è una trattenuta, se c'è prima rispetto a questo momento dove veramente Sales non fa nulla e Crescenzi stramazza a terra. Torniamo all'inizio del file e andiamo frame by frame cercando di concentrarci su quello che accade lì dove c'è l'episodio. Ora, forse qui in questo momento c'è qualcosa, ma siamo lontanissimi, non lontanissimi, siamo lontani dalla palla. Poi qui non c'è più nulla, dopodiché Sales mette probabilmente le mani sulla spalla ma senza fare niente di che e Crescenzi stramazza a terra. Questo a mio avviso è un rigore inventato dal direttore di gara che ha subito l'effetto menti e ha dato questo calcio di rigore al Vicenza che ha deciso la partita, perché qui non c'è nulla, peraltro su una palla che è lontana, che al massimo Crescenzi se può prenderà a ridosso del fallo laterale. Non è un'azione, non è un momento decisivo e soprattutto non c'è nulla. Se c'è qualcosa c'è qui, ma non è un momento decisivo e neanche questo è un momento falloso a mio avviso. A voi, comincio giudizio. Dalla fine, Gianluca, chiedo un parere a te e poi risaliamo. Che te ne è sembrato? Era un pallone che stava uscendo, come ha detto anche prima, se lo recuperava a ridosso del fallo laterale, quindi la trattenuta, cioè, sembrava inutile. Poi... Ma secondo te la trattenuta c'è? Forse inizialmente, non quando lui cade a terra. Nella prima parte. Sì. Marco, ingenuità? Secondo me un po' sì, perché l'errore del difensore secondo me è stato quello di tenere sempre la maglia a portata di mano, cioè nel senso lui per prendere posizione si vede il movimento del braccio sinistro che tira un po' dietro, poi è normale che il difensore lì Crescenzi ha accentuato la caduta, però... Anche io avrei fatto la stessa cosa, io Crescenzi, anche io mi sarei buttato. No, tu al posto di Crescenzi, certo. Normale, appena senti, però, poi l'arbitro lì stava a 5 metri. Poi, come abbiamo detto prima, un conto se era a Terma, un conto se era a Vicenza. Un po' più, le cose cambiano. Un dettaglio che sì, dettaglio... quello vede, l'arbitro vede la trattenuta, anche se c'è poca, è stata minima, però lo fischia. Direttore, un dettaglio... rapidamente, poi torno da te, Andrea. Sì, sì. Che dire, secondo me... rigore più no che sì, perché la palla cade lontana, esce fuori, schizza fuori, quindi credo più no che sì. Andrea, no, se possiamo rivedere sempre l'azione larga, cioè all'inizio del file, il direttore no, all'inizio, ecco, l'arbitro qui non guarda in questo momento. L'arbitro, quando c'è il grosso della trattenuta, sempre se c'è, ha lo sguardo al centro dell'area di rigore dove c'è la palla. Ora guarda quel contatto. Lui vede stramazzare a terra Crescenzi automaticamente dal calcio di rigore. Io forse ho capito cosa intende Marco. Cioè, questo, guarda, appena siamo qui. Quello che non lascia vede, stare, che è minima. Vede quella specie di i due che si agganciano e probabilmente viene più un abbozzo di spinta di Sales che una trattenuta. Andrea, però nel primo tempo c'è un altro episodio. Sì, guardiamo cos'è successo al 18° del primo tempo, siamo sullo 0-0, Foggia va a terra in area di rigore. L'intervento, se non ricordo male, è di Beruatto. E guardiamo ora il replay che arriva in questo momento. Vediamo.
Berruatto soffia la palla, cioè Foggia soffia la palla a Berruatto e lui un po' accentua, però se c'è il tocco tra i piedi, questo è calcio di rigore. Che ne pensate? Non è rigore netto. Secondo me è più rigore questo. Ah. Decisamente più rigore questo. Lui tocca prima la palla. Perché lui sposta la palla, va oltre con la palla. Accentuato, però è normale. Dai. Torniamo allo stesso discorso. Almenti questo non è rigore, quello è rigore. Cioè nel senso che lui la palla va oltre con la palla, quindi penso che possa... A 3-2 penso che sia più chiaro questo. Marco, anche per te. Gianluca. Certo, allora, qui c'è la classica questione di lo vedi a velocità normale e ti sembra un super rigore, veramente super, gigantesco, lo vedi così, il rigore c'è, perché non nettissimo, però... Però ci poteva stare, forse anche qui la chiave di lettura meno. Velocità normale o devi fischiare? Sì, certo, velocità normale o devi fischiare. Se... Il paradosso, però, il paradosso secondo me è un altro, che se quello non è rigore è simulazione. Cioè, se quello non è rigore è simulazione, quindi cioè, non è che ci sia tanto da disquisire. Se quello non è rigore può essere solo simulazione. Quindi io credo che sia rigore perché gli pesta il piede. Però direttore, una domanda che non riguarda questo, ma è una domanda mia personale curiosità, ma c'è una situazione di gioco nel calcio che non sia né rigore né fallo né simulazione? In questo caso secondo me no, perché questo mi sembra evidente, nel caso in cui non dovesse essere evidente sarebbe un'evidente simulazione, paradossalmente, quindi la linea di confine è sottilissima. Qui l'attaccante o è stato preso o si è buttato. Esatto, non è che ci stanno tante cose da dire. Certo. Comunque ci sarà da discutere di questi episodi da Moviola. Vediamo il prossimo turno perché siamo davvero in addirittura d'arrivo. Vediamo il prossimo turno di Serie C. Riposerà la Reggiana, Albino F. Sant'Arcangelo, Bassano Pordenone, Feralpi, Salò, Fano, Fermana Mestre, Gubbio San Benedettese, Modena Renate, Padova Vicenza. Il Teramo gioca la prima in casa contro il Ravenna al Bonolis, Triestina su Tirol, riposa la Reggiana, peraltro Triestina avete visto che sta praticamente distruggendo il Ravenna tra le mura amiche in Serie, eccole qua, Ravenna Triestina 1-4, Renate Albino F 0-0, Vicenza Teramo è già finale 1-0, da Vicenza Teramo in su sono tutti finali, le altre sono in campo da poco tempo. Vediamo il prossimo turno di Serie D che vi abbiamo ricordato prima: Avezzano Monticelli, Campobasso Fabriano, Castelfidardo Agnonese, Francavilla San Nicolò, L'Aquila Nero Stellati, Mateli Caiesina, Pineto Vastese, Recanatese San Giustese, San Marino Vis Pesaro. Siamo davvero in chiusura, sono le 21 in punto. Io ringrazio il direttore sportivo del Francavilla, Francesco Marino. Grazie direttore per essere stato in nostra compagnia. Grazie a voi. Trovato bene? Benissimo. Perfetto, perfetto. Grazie Francesco Marino, grazie e bocca al lupo a Marco Pomante. Ciao Marco. Grazie a voi, crepi il lupo. Speriamo che le cose per il Pineto migliorino e speriamo che migliorino anche per il Nero Stellati Pratola di Gianluca Parente. Gianluca, grazie per essere stato con noi. Grazie. Ti fa doppiamente onore questa cosa perché grazie. Sei un ragazzo giovane, sei venuto dopo una sconfitta, sei venuto dopo una sconfitta molto molto larga. Noi ti auguriamo ovviamente ogni bene per la tua carriera. A proposito, c'è un portiere a cui ti ispiri? Casillas, Iker Casillas. Bene, bene, bene. Ti auguriamo di diventare bravo quanto lui. Io ringrazio tutti voi che ci avete seguito in questo lungo pomeriggio di calcio. Ringrazio ovviamente Andrea Costantini. Ciao Andrea. Ciao, ciao a tutti. Vi ricordo gli appuntamenti con lo sport. Domani sera c'è il replay con Enrico Rocchi per analizzare la partita Pescara-Frosinone di venerdì sera, ovviamente puntando i fari anche sul prossimo appuntamento dei biancoazzurri contro la Salernitana. Noi ci vediamo con invece martedì per analizzare la sconfitta del Teramo, poi via via fino alla settimana prossima quando saremo di nuovo qui all'Abruzzo del Pallone alle 19:30 sempre su TV6 canale 14 del digitale terrestre. Buona serata.